Carissimi fratelli, nelle letture di questa 17ª domenica dell'anno, la liturgia ci mette davanti la preghiera e punta l'attenzione sulla preghiera di intercessione. Nel versetto alleluiatico che precede il Vangelo, dove c'è il tema di tutta la liturgia del giorno, è detto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Cioè un invito a chiedere. Chiediamo al Signore nella sicurezza che il Signore è pronto a dare a noi quello che ci conviene, quello che è più utile per noi. Ma nella liturgia abbiamo una particolare preghiera per gli altri, la preghiera di intercessione. Quando non siamo noi implicati, ma sono gli altri implicati, e noi diventiamo degli intercessori. Non è facile trovare intercessori. Noi parliamo tanto di intercessione, ma non abbiamo i veri intercessori. Per questo la Scrittura dice: ho cercato degli intercessori e non ne ho trovati. Sono andato a cercarli tutto il giorno e non ne ho trovati. Segno che sono pochi i veri intercessori. Eppure tanto facilmente noi preghiamo per noi e per gli altri e non veniamo esauditi, perché manca l'intercessione. Chi è l'intercessore? Diciamo che il vero grande intercessore è Gesù, unico mediatore tra Dio e gli uomini. Diciamo che il vero grande intercessore è lo Spirito di Gesù, che grida al Padre in noi. Nella Scrittura abbiamo degli esempi di intercessione, e proprio la prima lettura e la lettura del Vangelo ci mettono davanti due intercessori. Il primo intercessore è Abramo, nella prima lettura. Chi è Abramo? Un amico di Dio. Guardate, l'intercessione è valida se siamo in un clima di amicizia. È la raccomandazione che si fa tra amici, tra conoscenti. Nel Vangelo si parla di amici. Un amico va dall'altro amico e chiede nella notte. Qui Abramo è un amico di Dio e come amico di Dio chiede. Cioè l'intercessione è tra amici. Noi non siamo esauditi perché non siamo amici di Dio.
perché non intercorre tra di noi e Dio quella confidenza, o meglio quella conoscenza e quell'amore che devono esistere tra amici. È bellissimo il colloquio che si svolge tra Abramo e Dio. Dio ha deciso di distruggere Sodoma e Gomorra e le altre tre città rivierasche che sono adesso nel morto. Adesso erano le cinque città fiorenti di una civiltà avanzata, la Pentapoli. E appunto perché era una civiltà avanzata c'era molta corruzione. Però a Sodoma abitavano Lot e i familiari di Lot, parenti stretti di Abramo. E allora guardate come fa Dio. Dio si consulta con se stesso e dice: ma stiamo distruggendo Sodoma, ma a Sodoma abitano i parenti di Lot, che facciamo? Almeno glielo diciamo al nostro amico Abramo che abbiamo questo progetto, vediamo che cosa dice e come la pensa, perché Dio non nasconde nulla agli amici suoi che sono i profeti. Qui Dio è in intima amicizia con Abramo e non fa nulla, non vuol fare nulla che interessi Abramo sempre prima averglielo detto. Perciò dice: il grido contro Sodoma è giunto fino a me, però Abramo mio, Abramo amico mio, io ho deciso di distruggere, troppa corruzione. E allora Abramo incomincia a tercere: Signore, ma ti pare giusto distruggere Sodoma, dove sì ci sono dei rei, ma ci sono anche dei giusti? Tu non sei così duro, così spietato da distruggere anche i buoni a causa dei cattivi? Ti prego Dio, risparmia la città, risparmia la città, perché ci sono dei giusti. E Dio dice: ci sono dei giusti? Ma sì Signore, ecco il colloquio, cercami i giusti e io risparmierò la città. Sì, pronto, dice Abramo, mettiamo che ci sono 50 giusti nella città di Sodoma, tu per 50 giusti vorrei distruggere la città? Sì, ci sono tanti rei, ma almeno 50 giusti ci sono. E allora dice Dio: beh, facciamo così, che se ci sono 50 giusti, io non distruggerò la città. E così Abramo cammina con Dio. Ma poi Abramo se la pensa e dice: ma c'è pericolo che 50 non ci sono? Mi voglio mettere al sicuro? E dice: Dio mio, e se ce ne sono 40, che facciamo? Il Signore comincia a sorridere: beh, se ce ne sono 40 e magari passa, non distruggerò la città. E Abramo continua a camminare con Dio. Ecco l'amicizia. Abramo cammina con Dio. Cammin facendo, Abramo pensa: ma se 40 non ci sono. E comincia a diminuire il numero. Signore, se ce ne sono 30. E il Signore dice: anche per 30 passa. Poi dice: voglio fare l'ultimo tentativo.
E se ce ne sono 20? E Dio dice: Abramo, Abramo, tu stai chiedendo troppo. Ma siccome siamo amici, se ce ne sono 20, non distruggerò tutta la città. E adesso Abramo è sicuro, 20 si troveranno. Ma poi ci pensa, e chi lo sa, e chi lo sa. Fa i conti in mano. E Lot, sua moglie, sono buone. I due figli e le due nuore sono buone, sono in tutto 8. 2 si troveranno sicuramente. Dice, adagio, signore, l'ultima richiesta. E se ce ne sono 10? E il signore dice, ma chiedi troppo tu, da 50, se sei da 40, a 30, a 20, adesso 10. Comunque, me lo chiedi tu, se ce ne sono 10, io non distruggerò la città. 10 non si trovarono. 10 non si trovarono. E il fuoco del cielo scese. Divorò Sodoma, Gomorra, inghiottì le altre città della Pentapoli. E là dove erano le fiorenti città, adesso c'è il Mar Morto. Comunque vediamo un'intercessione tipica, quella di Mosè. Mosè ha la conoscenza di Dio, le esigenze di Dio e ama Dio. Però Abramo conosce anche i suoi amici che vuole salvare e ama quelli che vuole salvare, i giusti. Per cui si mette di mezzo tra Dio che ama e il popolo, i giusti che ama. È un uomo che conosce, un uomo che ama. È un uomo che si butta nel mezzo tra Dio e l'uomo per intercedere. Nel Vangelo si ripete la scena. Questa volta in chiave positiva, siamo già alle soglie del nuovo patto, della nuova alleanza. Ecco, un amico bussa alla porta di un altro amico. Siamo in clima di amicizia, cioè l'intercessione avviene tra amici, perché se non siamo amici di Dio, se non siamo in grazia di Dio, se siamo lontani da Dio, è inutile la intercessione. Non c'è posto per l'intercessione. E allora l'amico che bussa trova ascolto nell'amico. E allora l'amico, per dare da mangiare all'altro amico, non avendo il pane, va da un altro che sa che è suo amico e gli bussa e gli dice: senti, è venuto un amico mio, non ho da dargli da mangiare, mi vuoi prestare qualche pane? E l'amico dice: ma guarda, è mezzanotte, sono a letto con i miei figli, la casa è chiusa, che facciamo? Proprio a mezzanotte, aspetto domani. Ma no, quelli vengono dal lungo viaggio ed è giusto che gli dia da mangiare, e non ho pane. E allora l'amico, per amore dell'amico, si alza e gli dà il pane necessario. Qui l'intercessione è esaudita, avviene tra amici. Anche qui noi abbiamo l'interesse per l'altro, ossia l'amico sa che bussando alla porta di quell'amico troverà ascolto, perché è un amico buono. D'altra parte ha interesse a soddisfare l'amico che bussa alla sua porta di affamato, per cui conosce bene l'amico che ha il pane e
sente il bisogno dell'altro amico che può soddisfare. E allora si mette in mezzo tra colui che può dare il pane e colui che è affamato e ottiene. Ecco l'intercessione. Il vero intercessore tra di noi, colui che sicuramente ottiene, non è più l'uomo, ma è Gesù. E allora ogni intercessione nostra, se avviene in Gesù, sicuramente trova effetto. Ecco perché dice Gesù: qualunque cosa chiederete al Padre mio nel mio nome, egli ve la darà. Però anche qui noi siamo in un clima di amicizia con Dio. Io vi ho chiamati amici. E come si diventa amici di Dio? Quando si fa la volontà del Padre. Io vi ho chiamati amici e siete miei amici perché voi fate la volontà del Padre. Se fate la volontà del Padre, siete miei amici. E agli amici non se nega nulla. E nell'amicizia, che è costituita dall'unica volontà del Padre, che diventa il cibo comune tra noi e Gesù, che avviene l'intercessione. L'intercessione va fatta in Gesù e va fatta come faceva Gesù. Noi crediamo che possiamo facilmente ottenere, sì, il Padre ci dà tutto in Gesù, ma Gesù come intercedeva? La lettera agli Ebrei dice che nei giorni del suo passaggio sulla terra egli con forti grida e lacrime chiedeva al Padre, e il Padre lo esaudì per la sua riverenza. E allora Gesù, figlio di Dio, prega il Padre suo con forti grida e lacrime. Ecco la potenza dell'intercessione. Il figlio di Dio, prostrato per terra, con forti grida e lacrime chiede al Padre e ottiene. È Dio che conosce le esigenze di Dio, e siccome ha amore per l'uomo, egli si rivolge con fiducia al Padre con forti grida e lacrime e viene esaudito. Lo Spirito Santo. Cosa fa lo Spirito Santo quando prega in noi? Prega con gemiti inenarrabili. Ma è Dio. Lo Spirito Santo che prega in noi è Dio. Ma quando si rivolge al Padre, da cui discende ogni bene, lo Spirito Santo con gemiti inenarrabili grida al Padre per ottenere. Egli sa i disegni del Padre e prega secondo i disegni del Padre. Non prega così a bambera, ma secondo che conosce nel Padre che quello che si chiede viene esaudito, egli si mette in preghiera e con gemiti inenarrabili prega dentro di noi. E lo Spirito di Gesù. Noi siamo facili a pregare, ma tante volte non otteniamo quello che le chiediamo, perché non chiediamo nello Spirito Santo, non è lo Spirito di Gesù che prega in noi. Non siamo immersi nella persona di Gesù, cioè nel nome di Gesù, ma chiediamo così. E quando nominiamo Gesù, per Gesù è soltanto un'invocazione superficiale
del nome di Gesù. Non ci immedesimiamo in Gesù, che dovremmo vivere. Non ci immedesimiamo nello Spirito, che dovremmo vivere. E allora che il Padre si commuove. E allora cosa dobbiamo fare? L'unica cosa è quella che ci dice il Vangelo. Guardate cosa dice il Vangelo di oggi, in Luca. Voi siete cattivi e su questo non ci piove, perché buono c'è soltanto Dio. Ora se voi siete cattivi, però quando i figli vi domandano qualche cosa la date, quanto più il Padre vostro che è buono non vi darà che cosa? Non vi darà lo Spirito Santo? Che significa? Ma noi non chiediamo lo Spirito Santo, noi chiediamo questo, quest'altra cosa, quest'altra cosa. No. Sicuramente esaudita questa preghiera, ce l'era lo Spirito Santo. Ma perché ci deve dare lo Spirito Santo se noi chiediamo un pane, un uovo, qualche cosa? Ci dà lo Spirito Santo perché sia Lui a chiedere in noi. Lo Spirito di Gesù, e lo Spirito di Gesù conosce, Dio lo sa, chiedete per gli altri, è un atto di amore. E allora Dio facilmente esaudisce se noi chiediamo nella persona di Gesù secondo lo Spirito di Gesù. Ma la base è sempre questa: essere amici di Dio, perché è nell'amicizia che si ottiene. Come tu vuoi essere esaudito quando non sei in grazia di Dio? Come tu puoi essere esaudito quando sei lontano da Dio e ti ricordi di Lui quando hai bisogno e chiedi al Signore come se fosse un qualunque altro padrone, o meglio tuo servo? Dammi Signore questo, Signore fa la mia volontà. Questo è un insulto a Dio, chiedere con umiltà profonda, perché Dio è Dio. E allora chiedere con fede, chiedere con insistenza, chiedere con umiltà, uniti a Cristo nello Spirito Santo. E allora che lo Spirito chiede per noi, e noi otterremo quello di cui abbiamo bisogno, perché il Padre sicuramente darà quello di cui noi abbiamo bisogno, se lo Spirito di Gesù che prega in noi. Com'è difficile questo discorso, ma è un discorso valido e che risponde a tante nostre interrogazioni, perché io chiedo, chiedo, chiedo e intanto non vengo mai esaudito. Abramo chiese, chiese. Dio promise, ma poi distrusse Sodoma e Gomorra, perché quei 10 non si trovarono. Qui invece nel Vangelo c'è l'esaudizione della preghiera. Noi non sappiamo quello che piace a Dio e dobbiamo essere sempre disposti a restare nella volontà di Dio, anche quando questa volontà di Dio è dura per noi, come fu dura per Gesù quando nel Getsemani gridò: Padre, passi da me questo calice, ma non si faccia la volontà mia, si faccia la tua volontà. Ecco, Gesù chiedeva di essere liberato dalla morte, ma la volontà del Padre era quella. E Gesù andò volentieri alla morte, perché quella era la volontà del Padre: non si faccia la mia volontà ma la tua. Uniamoci a Gesù e facciamo sempre la volontà di Dio. La volontà di Dio è una volontà di salvezza, è la volontà di uno che ci ama più di quanto noi non ci amiamo, e sa quello che più giova a noi.
Abbiamo questa fiducia in Dio, abbandoniamoci in Dio e Dio farà quello che più tra noi, farà quello che in definitiva noi vogliamo. Amen.